qua il mitico Teatro delle Vittorie in Roma, il meraviglioso pubblico in sala, pubblico a casa e pubblico fuori. Tre pubblici ci abbiamo, tre, che bello. E a me, siccome vi voglio così bene, mi piace raccontarvi quello che mi succede, nella vita di tutti i giorni, quando sempre io con quel piccolo pel di carota andiamo in giro, a fare gli spettacoli. Volevo parlarvi, ad esempio, vi ho parlato di quando siamo andati a Monte Carlo, di quando siamo andati, chi gli ho raccontato? Io non me lo ricordo più, di quando siamo andati a Milano, in Spagna, ma pensate che una volta siamo andati a fare uno spettacolo in Svizzera. Io amo gli svizzeri, perché gli svizzeri sono un popolo meraviglioso, stanno lì in Svizzera, giocano ai quattro cantoni, si divertono, sono sempre chiusi lì. Poi abbiamo uno dei nostri autori che è svizzero ed è bello, perché io non ci credevo quando mi dicevano tutte quelle cose sulla Svizzera, no? I luoghi comuni sulla Svizzera sono sempre quelli, la pulizia, la precisione, no? Tu in Svizzera la parola più tardi non esiste, sai, ci vediamo più tardi? Lì tardi il vocabolo non c'è. Se tu prendi il vocabolario svizzero e vai a cercare tardi, vedi tardi, c'è scritto vedi Italia, c'è scritto, ma non, non c'è il coso. Quindi proprio un popolo che ha fatto della precisione, ma soprattutto della pulizia, chi non va della pulizia, insomma, tu quando vai in Svizzera, veramente, a me mi è capitato di andare, insomma, in Svizzera, delle cose micidiali, cioè veramente strade pulite, che te viene voglia, quando tu dici, proprio dici, ma io sporco, qualcosa butta, perché dai un po' di vita. Ma siamo andati a fare uno spettacolo, a un certo punto eravamo in macchina e abbiamo detto, andiamo a vedere il teatro dove faremo lo spettacolo. Nel frattempo qui in questa zona succede qualsiasi cosa, gente si alza, si diverte, gira, giocano a carte, è meraviglioso questo pubblico delle Vittorie. Eravamo lì che stavamo a fare con lo spettacolo, a un certo punto ci fermiamo per un attimo in doppia fila, ma sai quell'attimo della doppia fila, cioè uno si mette in doppia fila, vediamo com'è il teatro dentro e poi ce ne andiamo. Che succede in Italia se uno si mette in doppia fila? Nulla. Per 5 minuti in Svizzera ci siamo messi in doppia fila, il vigile urbano svizzero, che si chiama, mi pare in te, si dice, com'è? Start Polizei, che è già uno che deve chiamare, scusi vigile, scusi Start Polizei, cioè, lo Start Polizei quando ci ha visto, non è che ci ha detto ragazzi non si può stare in seconda fila, ci ha guardato, ha fatto così, gli stava venendo un collasso. E che sarà mai? Dico, una cosa, abbiamo fatto, ce ne andiamo, facciamo l'inversione U di qui sopra, come prima, facciamo l'inversione U, mentre facevamo l'inversione U, il vigile stava per terra, lo stavano defibrillando, perché ormai una cosa così, in Svizzera non si è mai vista uno che fa l'inversione U così. Ma che fa, scherziamo? In Svizzera, se tu fai l'inversione U, non solo i vigili urbani, ma la gente per strada, gli svizzeri comuni, lo sfittano, che cammina per strada, ti vado, gli trovo l'inspezione vigile, fanno di che è stato lui, ah, italiano, sai, perché gli italiani ormai, tutto, a Svizzera c'ha tutto, chi c'ha? La banca. La banca svizzera, chi? Chi di voi? Chi di voi non ha mai portato un capitaluccio in Svizzera? Chi? De Andreis, chi? Chi di voi non si è portato quel par de milioni nascosti lì sotto una mattonella svizzera da prendere nei momenti di crisi? Chi? Vuoi sapere chi? Del mondo dello spettacolo? Cominciamo. Allora, no, non le dico, volevo dire Pippo Baudo, ma lui ce li ha a Monte Carlo. Allora, Pippo, non è vero, scherzo. Pippo esporta i soldi, suoi soldi, solo a Militello. C'è la banca, c'è il monte del Pasco di Militello. Lui, perché tutto c'ha, la banca svizzera, la cioccolata svizzera, no, come fa, svizzero, no, io sono svizzero, tutto svizzero, le guardie svizzere. Ecco, io sulle guardie svizzere aprirei un file, perché è bello che uno svizzero, cioè, che fai, vado a fare il militare e fai la guardia svizzera, è bellissimo. C'è, cioè, uno va a fare il militare vestito da Cristoforo Colombo, tu ti metti lì con una bella capasanta in testa messa lì, ora dico, no, voi ridete, però le guardie svizzere sono a capo della sicurezza di una cosa importantissima come
il Vaticano. E lì, voglio dire, nel periodo, diciamo, stiamo attraversando un periodo molto pericoloso, quindi è giusto che certe istituzioni, quali il Vaticano, venga protetto anche da, voglio dire, da armi, perché no, tecnologicamente avanzate. L'alabarda. Oh, fa scherzi. Ragazzi, la guardia svizzera sta lì davanti, poi così, il primo terrorista che arriva, terrorista di che loro, oh, incrociano l'alabarda e quando passi dal... Arriva missile, la cosa... Ma che scherzi, gli svizzeri sono fantastici. Dice, ad esempio, prima parlavamo della patente a punti. Noi, italiani, prima che arriviamo al livello degli svizzeri, gli svizzeri, i punti della patente, se li levano da soli, loro. Cioè, ma veramente, cioè loro vanno veloci, che sono, lo svizzero che cammina in macchina, tutto svizzero, tutto, appena che so, c'è la linea continua, lo svizzero con la macchina passa di 3 cm la linea continua, ho commesso l'infrazione, porca miseria, oh, non vive più, c'è il complesso di colpa, magari ho danneggiato altri automobilisti, oh, pronto polizia? Sì, sono lo svizzero. Sì. Sento. Mi fa la cortesia? Sì. Sono passata di là della... Pronto? Sono la moglie dello svizzero. Guardi che mio marito ha superato i punti. Sì, sì, quanti gliene leva? 20. Grazie. Cioè, lo svizzero deve essere preciso. Cioè, tu vedi, uno svizzero ha lo stop. Quando arriva lui si ferma. Solo fermo. Solo lo svizzero, sono rimasto fermo a uno stop per 3 anni. Certo, se non va all'operaio, gli cancella stop e gli scrive riparti, lui da là non si muove. Oh, ma che fa, scherziamo. Ma non so se vi ricordate, quest'inverno, cosa è successo in Italia, cosa di cui tutti abbiamo parlato, ci abbiamo riso, ci abbiamo fatto le peggio battute. Il blackout. Vi ricordate il famoso blackout? Vi ricordate? Cade un albero magic in Svizzera, è mancata la luce in tutta Italia. Quella notte gente che si andava a sfrangere contro i telepass che non si aprivano. C'è un mio amico che gli è successo quella notte, finì uno spettacolo, telepass, là io c'ho il telepass, e blackout, rimasta pam, e se l'è presa in saccoccia, devo dire. No, ma quella cosa fu fantastica, su tutti i giornali c'era scritto che il blackout era successo per un'incomprensione di dialogo tra l'operatore svizzero e un operatore romano. C'era lo svizzero che chiamava il romano, ma potete immaginare voi lo svizzero che chiama il romano e dice pronto, guarda che fra mezz'ora vi manca la luce. Sto a lavorare, lasciami stare, ma che sta a fare? Guarda che manchi la luce. Ma guarda, ma li portaci, ma lascia stare. Quella notte, voglio dire, è mancata la luce alle 3:15. La maggioranza delle persone 3:15 dorme, tranne quella notte qui a Roma il sindaco Veltroni, con un tempismo perfetto, spaccando secondo, mi organizza per quella notte del blackout, organizza le notti bianche di Roma. Il sindaco Veltroni dice: questa notte tutto aperto, negozi, luci e fari sul Colosseo, i fori imperiali che siano illuminati a giorno. Romani, romani, ecce, uscite fuori nella notte di Roma alle 3:15, lo schioppo, pa! E per strada non sentivi altro, ma li mordesci, non si vede niente, ma porco Giuda, ma guardate, l'unica, ancora se la ricorda Veltroni questa, se ancora se la ricorda, gente chiusa negli ascensori, ah! Gente che era entrata nel Colosseo e non usciva più.